La movida a Teramo è fuori controllo? Non proprio. Forse fracassona e disordinata, ma comunque sotto stretta osservazione. Se una preoccupazione esiste, riguarda il consumo di alcol tra i minorenni, il vandalismo e l'indisciplina dei giovanissimi. Un fenomeno sociale già evidenziato da tempo e che il sindaco D'Alberto intende contrastare con ogni mezzo. Sulla movida serale in città, il richiamo dell'amministrazione comunale è al buonsenso di tutti, operatori e cittadini, per un sereno cammino di ripresa condiviso. Un giovane assessore come lei, cosa ne pensa di questa movida teramana così un po' maleducata? Innanzitutto io credo che la cosa più corretta da fare sia quella di ringraziare tutti quanti i nostri concittadini, a prescindere dalla fascia generazionale, per l'impegno e per l'atteggiamento coscienzioso che hanno avuto durante questa emergenza e che ci consentirà di uscire il più presto da una situazione emergenziale. È ovvio che nel momento in cui si è riaperto tutto si sono create determinate situazioni, determinate condizioni che vanno monitorate, vanno controllate e laddove si eccede vanno evidentemente sanzionate. Noi come amministrazione stiamo facendo la nostra parte, gli esercizi commerciali, i bar, i ristoranti del territorio, che comunque vanno ringraziati anche loro, stanno facendo di tutto per tenere sotto controllo. È ovvio che si tratta di andare a colpire lì dove ci sono evidentemente degli eccessi. Cosa farete per controllare questi eccessi? L'assessore Verna con la Polizia Municipale e il Sindaco stanno mettendo in campo tutte quante le azioni necessarie per far sì che vi sia un controllo del territorio e per evitare appunto gli eccessi di cui parlavamo prima, così come lo stesso assessore Filipponi sta monitorando in qualche modo quello che è il compito delle attività commerciali negli spazi che abbiamo loro concesso, perché siamo stati la prima amministrazione a raddoppiare, a concedere maggior suolo pubblico agli esercizi commerciali proprio per consentire di far svolgere le attività nel rispetto della normativa e del distanziamento sociale del Covid. Ora si tratta semplicemente di applicare il buon senso da parte di tutti quanti i soggetti, quindi da parte dell'amministrazione un'attività di controllo, degli esercizi commerciali lo stesso, da parte dei cittadini in qualche modo stare nel novero di quelle che sono le attività consentite nel rispetto della normativa, del distanziamento sociale.